Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Yakuza 4. Nello scorso episodio ci siamo addentrati dentro le fogne e ora abbiamo trovato le informazioni che cercavamo, anche se noi da giocatore lo sapevamo già. Dobbiamo andare al West Park a trovare il fioraio, che io sto chiamando sempre fiorista. Va bene, dobbiamo fare attenzione alla polizia perché ci hanno detto che. Ok, che succede qui? Ah ah ah. È una rivelazione. Ah, è quella dell'Asian District. Aiuto, che paura. Ah, però. Addirittura. Vabbè, si è trasformato in Matrix questo gioco. Non c'è fan adesso. Bruce Lee. Shikit Klimbo, proviamo questo. Ok, quindi ha funzionato. Ah beh, non male. È uscita dritta da Tekken. Revelation Seeker. Ok, Smashing Sculpture. Figo che la puoi girare. Ok, quindi è una scultura che è stata fatta dalla rivelazione di una coppia che stava combattendo. Va bene, abbiamo imparato l'essenza dello smashing. Ora, non abbiamo incontrato Mac con lui, almeno non ancora. Quindi forse non possiamo imparare altre rivelazioni. Comunque ci hanno fatto vedere che se proprio non la vedi, non ci pensi e parlano, appaiono quelle finestrine rosastre, rosse, che ti aiutano a capire che quella è una rivelazione. Bene. Più impariamo, meglio è. È chiuso. Sfondala, sfondala. È chiusa, eh? Quello stava cagando, mischino. Potevi chiudergli la porta. Bene, quindi torniamo all'inizio. Mi metto gli occhiali. Così ci siamo. Perfetto. Adesso qualcuno ci fermerà, no? Ah, vedi. Ok, forse riusciamo a prendere subito informazioni. Beh, certo.
Come dobbiamo procedere? Beh, ci dice solamente che dobbiamo prendere altre informazioni sul dealer. Allora, qua c'è della spazzatura, ma io direi la cosa della spazzatura. Prima di tutto dobbiamo vedere se ne vale la pena, perché non ho visto cosa vendono. Magari è solamente roba per completismo. Ora, quindi non ci resta altro da fare che girare per la città. Per forza. Non posso entrare perché non sono autorizzato a entrare al Dragon Palace. Dobbiamo fare attenzione anche alla polizia, eh. Ma non c'è niente. Perché non mi attaccano? Eri addormentato? Scusami. Fammi capire. Come si usa l'essenza del calcio che ho appena imparato? Abilità. Allora, rivelazioni. Ah, ok. Quindi, il nemico che si para, posso fare quello. Beh, non si para nessuno qua. Eliminiamoli. Sono pesci piccoli questi. No, peccato. No. Cioè, abbiamo poca vita, facciamo attenzione. Mi ero completamente dimenticato che ero in fin di vita per la cosa delle pietre. Ok, 5.000, grazie. Mi hai pagato praticamente la cena per ripristinarmi la vita. Di qua. Devo trovare un ristorante ora. Mappa, questo è il market, quindi no. Il primo ristorante, il ristorante più vicino è questo qua giù. Quindi tutto dritto. Sperando di non beccare la missione a questo punto. Ok, leggiamo anche quello che dice la gente. In che senso? Sì, certo. Children's Park. Ah, quindi ha cambiato bagno. Va bene. Addirittura. Ok, quindi sappiamo dove è andato, Children's Park. Perfetto, sì, manterremo il segreto. Tanto serve a noi. Sì, esatto. Prima però mi serve mangiare qualcosina. Presumo comunque che queste informazioni ce le diano un po' ovunque, cioè nel senso non devi trovare per forza la persona specifica. Magari riesci a... Questa era la gelateria, no, forse era quella davanti alla gelateria. Riesci a ricavare informazioni anche da altra gente. Vediamo, mangiamo. Facciamo così. È perfetto, 1800. Ci fulliamo. ありがとうございました。
Adesso full vita. L'unica cosa che ci rimane da fare è andare al Children's Park. Sperando che non ci attacchino. Dovrei anche comprarmi teoricamente sta minion. Allora, drugstore. Il drugstore. Mi viene malissimo andare. Vabbè, andiamo al market che c'è lì davanti. Magari troviamo qualcosa lì. Ci prendiamo cibo. Entriamo. Ah, deve commentare ogni cosa che ogni cambiamento alla città. Allora, vediamo un pochino. Compriamo. Sushi set, latte per i gatti, special yakisoba e club sandwich, dai. Ce li ha pagati tanto quel tizio che ci ha dato 5.000. Il latte è per i gatti. Qua c'è anche una missione secondaria. L'unica missione secondaria che c'è in giro. Cosa facciamo? La facciamo? Ok, va bene. Che è successo? Quindi se non paga, addio, mignolo. Eh già. Ok. Addirittura. Vabbè, magari crea altri problemi. Va bene, quindi non è finita questa storia. Eh già, gira tutto intorno ai soldi. Questo? Sì, ce li ho i cosi per aprirlo. Ok, ci dice che possiamo usare i tombini per scappare dalla polizia, perfetto. E per spostarci velocemente nella città. Ok. Ma cosa volete fare? Forse non hanno capito niente questi. A parte che sono alto 12 metri. Non si spaventano, sono 5, ok, ho capito, però. Eh no.
Come ti permetti? Scusami, ti spezzo la schiena. Oh, ogni volta questo suono mi fa malissimo. Non vi parate, dai, devo provare la nuova essenza. Ok, incominciamo a usare la combo. E questo si sta parando, perché non posso usare l'essenza? Ciao ciao. Ha il sangue a spruzzo dalla bocca. Chi è che deve rispettare la gente qua? Già. Addirittura non voglio vedervi più in Kamuro Show. Vabbè, entriamo. Sì, lo sappiamo già. C'è roba e qui c'è spazzatura. Ah, prendiamo anche la spazzatura. Così aiuto, così la diamo al tizio. 3 punti. Non proprio. Non sto cercando dei tesori. Ok. Dammi il radar. Va bene. Ci ha dato la roba della prima persona, ma lo sapevamo già, cioè nel senso non è una novità. Perché ovviamente tipo in prima persona posso guardare qua sotto e là non potevo guardare. Sarà stato un indizio per dirmi che qua c'è qualcosa? Non credo. Prendiamo anche questo. Ok. Questi invece cosa hanno da dire? Conspiracy theorist. Ok, vediamo cosa da dire. Ah, quindi è morto Amazaki. O stanno parlando di noi perché pensano che siamo morti? Va bene. Hai ragione, cioè non è vero. Già. Sono d'accordo, solo che sei gigantesco, quindi tenere un profilo basso forse è un po' difficile. Altra spazzatura. E qua? Ah, il posto è lo stesso. E perché ci si arriva dalle fogne ora? Ah, ci sta aspettando, ci stava. E un pochino. Chiediamo al purgatorio.
Ah sì? Va bene. Chiediamo dal fioraio. Che è lui poi. Ok, ha occhi ovunque. Occhi e orecchie ovunque. Dovremmo fare qualcosa per lui, quindi, eh. Certo, ovviamente. Dobbiamo combattere nella tua arena? Ecco qua. Sarà un piacere. Ok. Va bene, sì, certo. Ok, armi e medicine sono vietate, quindi se moriamo, moriamo. Sono prontissimo. Salviamo per sicurezza, ovviamente. E si va. Sì, sono pronto. I'm broke. Chi dovremmo sfidare? Aiuto. Era altissimo. Il 3600. Quanti ne hanno fatti? Dello spettacolo, Ah, tutto normale, quindi. Chi è? Aiuto. Non l'ho mai visto. Ovviamente è russo. Sarà difficile, eh? Una regola speciale. Ok, quindi dobbiamo ucciderlo. Guarda com'è fiero. Lui pensa ai soldi. Perfetto, dai. Siamo full vita, quindi non dovrebbero esserci problemi. Ivan Ibrahimovic. Dai, 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 dai. Ancora un pochino. Qui qualcuno si sta parando. Bravo. Aiuto! Ma scusami, così?
Feel the hit. Ah. Ok. Non posso catturarlo. Aia. È stanco. Se ti becco. Qua. Ma cioè, come faccio? È inutile che buate. Scusatemi, è un combattimento. Anche lui dovrà colpirmi. Ok, ho distrutto. Vabbè, non è morto, però cosa devo fare? Devo ucciderlo adesso? Vogliono che lo uccida. Stanno malissimo comunque. Lo fa? Si rifiuta? Con la spada. Secondo me non lo fa. È tutta una prova. Ovviamente. Dare ai maureni. Stori fuete mo mondai na yutezwa. Omaiga. 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 殺せ殺せ言うてるけどもやな。ディリアディリアだ。こん中でほんまに人殺した奴がおるんかこら。ねえ、そうな、プレスも。ええか。教えといたるわ。人を殺すっちゅうわな。人を殺すっちゅうわな。 ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や。殴った奴の頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいった奴の顔、 全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうね。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんね。 毎日毎日怖い思いせなあかんね。それがどんなに苦しいことか。
お前らにわかるか？くだらん、こんな勝負は。俺は降りる。Sei soddisfatto? Beh sì. Ok, siamo arrivati all'ultimo capitolo. Capitolo 4. Oath of Brotherhood. Il patto di fratellanza dovrebbe essere la traduzione. Là c'è una chiave, c'è una chiave, c'è una chiave, c'è una chiave. Ok, quindi era tutta una prova ovviamente. Direi. Perfetto. Ci dice dove sta Sai. Già, beh, è stato forte anche lui comunque. Quindi si sta nascondendo. Ah sì, è diventato un senza tetto. È ancora vivo. Ce lo sta portando, ok. Vediamo un pochino. Lo riconoscerà? È vecchio, eh? Mi meschino. 帰ってきたんです。親父。さあ。親父。さあ。さあ。Si ricorda di lui? Ok, perfetto. E adesso andremo a cercare Goro. Eh già. Ok, dobbiamo aspettare il nascondiglio per un po' di tempo, quindi, eh? Va bene. Ok, qua fuori c'è un'entrata.
Per andare sottoterra, perfetto. Mi porterà in un sottopassaggio di Cambroccio. Babini. Ok, dobbiamo dirigerci al nascondiglio. Qua c'era una chiave, ricordiamoci. Prima di andare nel manhole, sì. Un attimino. C'era una chiave qua. Ah, eccola qui. Anche se ormai non penso che le prenderemo tutte, vabbè. Cerchiamo di prenderne il più possibile. Non so neanche se riuscirò ad andare ad aprirlo il locker. La spazzatura resta lì. Oh. Underground locker, ok. Spariti quasi tutti. Oh, che succede qua? Ah no, questo era quello che stava. Che bellino! C'è un gatto. L'ha addormentato. Va bene, allora usciamo e poi dobbiamo andare. La Millennium Tower era all'ingresso, no? Chi sei? Stranger. Sodaci. Ok, ha un dojo nel quartiere. Con la tigre disegnata. Va bene, dai. Cosa da dirci? Cosa vuole che facciamo? Quindi cosa vuoi fare? Vuoi che alleniamo noi i tuoi allievi? Fammi capire. Va bene. Ovviamente. Beh, se mi paghi. Certo. Ok, questo è l'allievo. Addirittura. Ok, quindi invece della come si chiamano? Della hostess o il combattente, fammi capire.
Vediamo cosa possiamo fare. Ok. Cioè, dobbiamo metterci 50 turni per farli vincere il torneo. Quindi 10 volte, perché sono 5. Prima lo vincono, migliora il prezzo e la valutazione, ovviamente. Ok, you can earn the most prize money by having your apprentice win. Ah, entro 15 round il prezzo sono praticamente la ricompensa maggiore. Ok, dopo 15 turni la ricompensa incomincerà a scendere a ogni 5 turni. Perfetto. Non so. Wow. Comments from Sodaci. Ah, ci sono anche i commenti dello studente. Bellina questa roba. Punch. Ground and road. A posto? Inizia. Senza di te. Bellina questa roba comunque. È praticamente la cosa delle hostess, però con i combattenti. Non è male. Solamente che riusciremo a sfruttarla molto. Cioè, nel senso, ci manca un capitolo e basta. Cioè, dovrei rimanere qui a farlo. C'è una ragazza che vorrebbe che fosse la sua fidanzata, però non ha molta confidenza. Quindi cosa fai? Cioè, chiedi roba a noi che siamo stati 25 anni in galera? Non penso sia una buona idea. Vuole diventare forte per guadagnare confidenza. Perfetto, questo lo possiamo fare. L'abbiamo motivato un pochino. Quindi, come funziona ora? Chi è quello? Fukoshi Ochiai. Ah, non paga la quota mensile, quindi non è un apprendista, ok. Mi piace solamente il posto, va bene. Ah, viene per fare dei pisolini. Che cosa vuol dire? Va bene. Ah, non è un cattivo ragazzo, quindi lo lascia fare. Va bene. Va bene, non preoccuparti, è stato abbastanza chiaro. Non c'è bisogno. Ok, ragazzi, io direi di chiudere qua questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti.
Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video.